Subito al terzo, sponda di Stefanelli per Antonioni che di piatto destro non inquadra la porta, ma c'è comunque una deviazione in corner. 18esimo, errore di Torta, pendente di Bartolini, appena alto sopra la traversa. 21esimo, punizione di Provenzano per l'inserimento di Lunardini che calcia sull'esterno della rete. Qualche tifoso granata in tribuna alza le mani ed esulta. 23esimo, Antonioni da sinistra, Provenzano tira addosso a Savut, che sarà poi, lo vedremo più avanti, l'eroe della giornata. Poteva fare meglio qui il centrocampista siciliano, ancora, anzi ecco, questa volta è la fermana. Al 32esimo ci provava Marina da distanza siderale, ma Ginestra non tremava. 39esimo, ancora la fermana, Mariani da destra, Del Rico, l'under 94 di testa, ma la palla è alta. Si riaffacciava l'Alma in chiusura di tempo, punizione di Antonioni, Torta andava giù in aria, era rigore per tutti, soltanto per Zingarelli di Siena, un altro arbitro sicuramente dalla prestazione opaca, giunto al Mancini. Era tutto regolare, si chiudeva qui il primo tempo sicuramente da pari e patte. Il secondo si apriva invece con l'Alma subito in attacco e premeva sull'acceleratore. Nono minuto, Antonioni da sinistra, uno dei migliori anche oggi, il bravo Enrico Stefanelli a lato. 11esimo, ancora Antonioni per Sassaroli, autore di una gara sontuosa, anticipato dal portiere Savut. 15esimo, Antonioni chiamava Savut alla non facile respinta in corner. 16esimo, il calcio di rigore con Torta letteralmente affossato in area da Labriola, per Zingarelli era rigore, con annessa espulsione dell'ex Ancona Labriola. Dagli 11 metri Savut ipnotizzava Stefanelli al secondo errore dal dischetto, si restava sul 0-0, ma l'Alma era comunque in favore di uomo, con un uomo in più, e la squadra granata faceva valere questo uomo in più, correva ai ripari mister Fenucci, oggi in panchina squalificato, facendo entrare al 26esimo Rossi, anzi al 24esimo Rossi, ed era proprio Rossi che impegnava Ginestra dalla distanza al 26esimo. 29esimo, entra Romano per Del Rico, entra anche Ciccino per Provenzano, ma bisognava aspettare il 33esimo per vedere ancora il Fano con il neo entrato Ciccino su assist di Muratori impegnare Savut che si servava di piede. Al 41esimo il gol partita con una scorribanda di Romano che si beveva un paio di avversari sulla sinistra, ma Righi dov'era? La palla arrivava a Maiucci Palermo che non ci pensava su e batteva direttamente a rete, dove Ginestra non poteva proprio fare nulla. 1-0 e corsa del centrocampista di Lavino sotto il settore occupato dai quasi 100 supporters gialloblu. 44esimo, usciva Bartolini tra gli applausi non soltanto del pubblico gialloblu, ma soprattutto dal pubblico granata. Grande la prestazione dell'ex Enrico Bartolini. Entrava anche Fabbri per Righi nel Fano, ma ci volevano ancora due miracoli di Savut. 45esimo, Antonioni ci provava dalla distanza e il portierino 94 ci arrivava. Al 46esimo era letteralmente superbo Savut, prima su Muratori e poi poco dopo su Lunardini. Nel finale pazzia Ginessa che si faceva espellere per una reazione ai danni dell'altro ex Savino.